Eccoci e bentornati sul mio canale. Come sapete, ieri sera è arrivato questo aggiornamento a sorpresa di 1,8 GB per Call of Duty Infinite Warfare, che ha portato il gioco alla versione 1.06. Come sempre andiamo a vedere il changelog completo, questa volta riportato nuovamente sulle pagine di Reddit.com dalla stessa Infinity Ward. Non c'è niente di quello che ci aspettavamo, come ad esempio il time to kill e altre cose che aspettavamo. Alcune delle cose più importanti che ho trovato all'interno di questo aggiornamento è che è stato risolto finalmente un bug che c'era all'interno della creazione delle classi per quanto riguarda le mimetiche, è stato sistemato un problema all'interno del menu degli emblemi, è stato risolto un problema che capitava a alcuni miei amici, che una volta che raggiungevamo il livello 50 con le squadre missioni non si riuscivano più a guadagnare chiavi che poi ci servivano ovviamente per aprire i supply drop. È stato risolto un altro bug che si presentava quando si giocava in split screen, quindi in schermo condiviso con un nostro amico. È risolti finalmente alcuni exploit in diverse mappe, quindi a quanto pare non si dovrebbe andare più fuori mappa, anche se ho notato ieri sera giocando che Grounded e Genesis ancora non sono apparse nella rotazione delle mappe, giocando almeno su uccisione confermata. Fatemi sapere se voi le trovate nelle altre modalità. È stato cambiato e ci sono stati aggiustamenti nel messaggio del giorno, quindi quello che ci riporta tutte le varie novità quotidiane di Infinite Warfare, e poi ci sono stati degli accorgimenti specifici proprio per le versioni Xbox One e PC. Ad esempio su Xbox One è stato risolto un problema dove praticamente i giocatori non potevano riuscire a riattivare i player che avevano mutato, oppure ad esempio su PC è stato risolto un bug relativo alle opzioni del menu del video avanzato, oppure ad esempio varie correzioni alle prestazioni e all'interfaccia dell'utente. Per finire poi dei fix e sempre correzioni per quanto riguarda la modalità Codcaster. Comunque niente di quello che ci aspettavamo di più corposo al momento su Call of Duty Infinite Warfare, quindi aspettiamo questa famosa mega patch che dovrebbe appunto portare tante novità. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.